Non so se lo sapevi, ma Angelina Mango, durante la serata del 17 aprile, durante il live al Fabric di Milano, ha svelato la data di uscita del suo tanto atteso primo album di inediti. Ma prima, sigla! Sono Riccardo Di Vigiano e ti do il benvenuto a TG Kiwi, il posto a portata di cuffia dove rimanere sempre aggiornato su ciò che di nuovo imperdibile i mondi della musica e del cinema hanno da offrirci. Ehi là, come andiamo? Oggi è una bella giornata. Sarà il nuovo ingresso di Chiara, la ragazza su TikTok, sul nostro TikTok, che se non ci seguite già vi invito caldamente a farlo. Abbiamo finalmente delle quote rosa. Oltre a me, si intende. No, sono felice. Finalmente il team si sta allargando e anche bene. Cioè, bella presenza, gente capace. Sono contento, sono veramente tanto contento. E beh, se non ci segui sugli altri social non puoi saperlo, per cui ti aspettiamo lì. Comunque, tornando a quella che è la notizia, Angelina Mango ha svelato la data di uscita del suo tanto atteso primo album di inediti, intitolato Poké Melodrama. Che particolare come titolo, eh? L'album distribuito da La Tarma Records, sempre tramite Ada Music Italy, sarà disponibile a partire dal prossimo 31 maggio. Ma le sorprese non finiscono qui. La talentuosa cantautrice ha anche presentato in anteprima due nuovi brani, di cui uno dal titolo Smile. Poké Melodrama arriva dopo i precedenti EP Monolocale nel 2020 e Voglia di Vivere del 2023. Molto probabilmente l'album includerà non solo il brano vincitore della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024, La Noia, ma anche altri successi come Che Te Lo Dico Fa e basta. Che ne so io, credo usci. In attesa del nuovo album, Angelina Mango si esibirà alla finale dell'Eurovision Song Contest 2024, previsto per giovedì 9 maggio a Malmo. Non vedo l'ora. Successivamente sabato 11 maggio, in occasione della finale dell'evento, la cantautrice proverà a conquistare il cuore del pubblico con La Noia, accompagnata da un corpo di ballo guidato dal rinomato coreografo... Sì, valla pronuncia questo. Meknun Ghiazar. Meknun, io va. Vi odio. Secondo i bookmaker sembrano essere Svizzera, Croazia e Italia le favorite. Riuscirà secondo voi Angelina a vincere l'Eurovision? Così a occhio, a capire insomma da quello che è il favore del pubblico sui social, mi sa tanto che abbiamo una grande occasione quest'anno. Lo scopriremo presto.